Allora, oggi voglio far vedere il movimento del lizard, partendo dalla base, arrivando fino alla sua fase più evoluta. Ci saranno anche dei consigli su come farlo, quindi vediamo subito. Allora, la base del movimento è questa. Si parte in questo modo, è come se fosse lo sprawl, solo che ho il ginocchio su e il piede appoggiato. E da qua avanzo con le mani e devo ruotare il bacino. Ok? Faccio questo movimento. Come dicevo, il bacino è la cosa più importante. Perché la maggior parte cosa fa? Fa questo. Il bacino è sempre statico. Fa questo movimento invece. Da qua bisogna ruotare il bacino, girarlo. Secondo step, l'unica cosa che si aggiunge è che le braccia si piegano, ok? Nel primo eravamo così, nel secondo invece andiamo a piegarle, ok? Quindi da qua vado avanti. Come vedete il bacino si muove sempre. La cosa veramente importante quando si fa questo esercizio è proprio l'addome. L'addome deve essere sempre attivo, per attivo. Non intendo a stare rigido, ma stringerlo, essere in grado di parlare, di muoverti e fare tutto quello che si può fare. Questo perché ti va a salvare tutta la schiena, perché se da qua noi facessimo con l'addome tutto molle, sarebbe una cosa così, la schiena sarebbe in questo modo, sarebbe tutta verso il basso, non va bene. Invece da qua, attivo, da qua. Fare questo movimento e partire, vedete che la schiena tutta sostenuta. Vado avanti. Se invece sono schiena con addome non attivo, la schiena fa questo movimento tutta piegata e non va bene. Terzo step, quello più difficile. Da qua si parte non più a braccia stessa larghezza e stessa linea, ma sono un po' sfasati in questo modo. E da qua cosa si fa? Da qua si va giù, si deve andare in questo modo. È come se andassi a fare le flessioni. Ok? Quindi da qua alzo la mano, alzo la gamba, vado avanti. Come vedete è abbastanza duro come movimento. Se dal video vi sembra facile, non è per niente. Con questo esercizio riprendo un po' fiato, vai a lavorare con le spalle, con le braccia, con l'addome, bacino e anche gambe. È un esercizio che diciamo è abbastanza completo. E a cosa serve nel jiu-jitsu? Serve a migliorare la mobilità. Perché, come vedete, sono movimenti che riprendo ancora fiato. Come vedete, sono movimenti che sono strani, come nella lotta. Tutti i movimenti sono strani, non sono mai statici, non sono dinamici, non sono, diciamo, lineari, ma sono sempre in continuo movimento, un continuo sottosopra, ok?
E questo serve appunto per abituare il nostro corpo a questi movimenti. Quando magari ci imborcano all'improvviso, sappiamo gestire il nostro corpo, sappiamo contrarre l'addome per non farci chiudere del tutto e salvarci la schiena, oppure non farci schiacciare. La fase questo, finale, per chi non ce la fa all'inizio, può iniziare a fare questi push-up, che sono semplicemente gli archer push-up. Metto braccia in questo modo, se riesci con le ginocchia così, cioè se non riesci a farlo in questo modo, poggio le ginocchia e da qua continuo ad andare a destra, a sinistra. Se invece ce la fai, tira sulle ginocchia, contrai l'addome come sempre e vai. 1, tirati su, 2, 3. Questo perché appunto quando noi andiamo a cambiare la mano, a metterla in avanti, andremo a fare forza solo su un braccio. Quindi è la stessa cosa di questo.